6 consigli utili per rendere i tuoi piedi bellissimi. Quotidianamente i nostri piedi si affaticano molto a causa di un ritmo frenetico, lunghe file d'attesa e le calzature, portando a disagio e malessere generale. Per questo motivo bisogna prendersi cura dei nostri piedi e delle unghie mantenendoli in perfetta forma. Ecco quali sono i migliori consigli per avere dei piedi e delle unghie favolose. 6. Mantieni i piedi asciutti. Uno dei principi basilari per una buona igiene è di tenere i piedi all'asciutto, dato che condizioni di umidità possono portare a funghi. Usa questi accorgimenti per tenere i piedi asciutti. Non indossare sempre lo stesso paio di scarpe per più giorni. Asciuga accuratamente i piedi con l'asciugamano dopo il bagno. Scegli scarpe fatte di materiali naturali che aiutano il piede a traspirare. Non solo, ma abbiamo anche trovato dei sistemi per far sì che le vostre scarpe preferite non vi facciano più male. Non te lo perdere. 5. Taglia correttamente le unghie del piede. Se le unghie non sono tagliate bene, possono portare a dolorose unghie incarnite. Ecco alcuni trucchi per evitare il peggio. Taglia sempre le unghie per dritto, mai seguendo la curva del dito. Non tagliare le unghie troppo corte. Si rischia un'unghia incarnita ed una infezione. Evita di tagliare le cuticole. Invece, spingi la cuticola indietro verso la base dell'unghia utilizzando un bastoncino apposito. 4. Mantieni le unghie in salute. Questa procedura aiuta per il dolore causato dall'unghia incarnita. 1. Aggiungi un cucchiaio di sale a 4 bicchieri d'acqua. 2. Tieni a mollo il piede in acqua calda per 15-20 minuti. 3. Inserisci sotto l'unghia del filo interdentale e prova a rialzare l'unghia. 4. Tratta la zona con una soluzione antibatterica. 5. Benda il dito per evitare possibili infezioni. Ripeti quotidianamente fino alla completa guarigione. Se queste procedure non aiutano la vostra unghia e se noti segnali di infezione, fatti visitare subito da un medico. 3. Immergi i piedi in acqua calda. Per avere dei piedi belli e morbidi come la pelle di un bambino, immergili nell'acqua calda per 15-20 minuti una volta alla settimana. Puoi usare diversi prodotti per rivitalizzare i piedi, come sali, oli essenziali o infusi alle erbe. Inoltre, dopo, usa uno scrub specifico o la pietra pomice per rimuovere pelle secca e morta dai piedi. 2. Idrata i piedi. Si consiglia di usare creme che contengono emollienti come il demeticone, lanolina e vaselina e che contengono idratanti come la glicerina e la lecitina. Mai idratare la zona tra le dita del piede per evitare possibili funghi. 1. Massaggia i piedi. Il miglior rimedio alla fatica per migliorare la circolazione e per mantenere i piedi sani è un bel massaggio. Puoi comprare un massaggiatore o mettere una pallina da tennis o qualsiasi altro oggetto tondo sotto al piede e farlo ruotare avanti ed indietro dalle dita fino al tacco. Ed ecco la parte migliore. Di solito le scarpe nuove causano dolore e per questo abbiamo pensato di mettere insieme dei suggerimenti per aiutarvi a tenere in forma i vostri piedi. 1. Applica cerotti. Sembra la soluzione più ovvia al problema, ma funziona davvero. Applica i cerotti sulle zone più sensibili prima di uscire di casa in questo modo da prevenire la frizione e la formazione di vesciche. La superficie dell'area del cerotto deve essere più grande della zona a rischio per far sì che rimanga in posizione. 2. Borotalco. Per ridurre la frizione che avviene tra il piede e la scarpa, utilizza del borotalco. Spolvera del borotalco all'interno delle scarpe prima di indossarle. Questa procedura funziona anche se non si indossano calze. Comunque è importante avere i piedi del tutto asciutti. 3. Il phon e calzettoni. Indossare le scarpe con un paio di calzettoni pesanti. Prendere un phon e passarlo sulle parti più strette del piede fino a che non diventano più sopportabili. Ora cammina con le scarpe fino a che non si freddano.
Ripetere la procedura se serve. Il materiale si espanderà a causa del calore, diventando più flessibile e morbido. Ricorda che questo trucchetto funziona solo con materiali naturali come la pelle. 4. Il deodorante. La parte laterale del piede, il calcagno e le dita sono le parti che soffrono di più indossando scarpe o tacchi. Per ridurre la frizione tra le scarpe ed il piede, utilizzate del deodorante. Applica del deodorante roll-on nelle zone sensibili. 5. Solette di silicone. Puoi acquistare delle solette di silicone presso i negozi di scarpe, parafarmacie o anche online. Ci sono due tipi: solette intere, che protegge l'intera pianta del piede, o mezze solette, da usare sulle dita o tacco. In questo modo puoi scegliere il tipo di soletta per le tue esigenze. 6. Buste di plastica piene d'acqua. Riempi due buste di plastica con acqua. Infilale nella punta della scarpa. Metti le scarpe nel freezer e lasciale per la notte. Mentre l'acqua si congela, la busta si espanderà allargando la scarpa. Una volta tolte le scarpe dal freezer il giorno seguente, si noterà che si sono ingrandite. 7. Inserti da tacco in silicone. Per evitare irritazioni e prevenire la formazione di vesciche sul tacco, utilizza degli inserti in silicone, acquistabili in negozi di scarpe o online. 8. Scocciare il terzo e quarto dito del piede. Sembra un'idea assurda, ma si sta più comodi se si scocciano insieme il terzo ed il quarto dito del piede, conteggiando dall'alluce. Questo trucco funziona, lo abbiamo testato. 9. Il tuo piede merita riposo. Devi indossare tacchi tutto il giorno? Allora porta sempre in ufficio un paio di pantofole o ciabatte. Lascia riposare le tue gambe. Togliti i tacchi e mettiti le pantofole quando stai seduta alla tua scrivania. 10. La zeppa al posto del tacco. Se portate i tacchi tutto il giorno, per te è una vera tortura. O se le scarpe nuove continuano a farti male, bada bene alle zeppe. Si cammina meglio e sono più stabili. Non scordare di cliccare sul pulsante Mi piace qui sotto. Così ci aiuterai a creare altri video per te e clicca su Iscriviti per seguirci su Il Lato Positivo.